Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video. Questo praticamente è un giorno insieme a me ed è in my life, e dove vi farò semplicemente vedere quello che faccio io normalmente, diciamo una giornata tipo mia, ecco. Inizio subito a darmi una carica con il caffè, dopodiché inizierò con i servizi di casa, quindi con le pulizie varie. Adesso in particolar modo sono le 8:30 del mattino e vado fuori a ritirare i panni che avevo steso la sera precedente, in modo tale da poter poi stendere la lavatrice che è andata questa notte, ecco. Perfetto, le lavatrici le abbiamo stese, i panni li abbiamo ritirati e adesso prendo il mio Dyson, e amatissimo Dyson tra l'altro, ciao ragazze, mi stavo salutando, e vado a passarlo in cucina per poi dirigermi al bagno sopra. Ragazzi, sono le 9 e qualcosa, cioè già si muore dal caldo.
Bene ragazze, dopo praticamente tutta la mia strasudata che mi sono fatta facendo il bagno quello sopra di mio marito, adesso comincio a passare l'aspirapolvere qui sotto in salone, stando attenta a non calpestare tutti quanti i cani perché oggi stanno veramente in mezzo alle scatoline. Dopodiché sono uscita e sono andata al supermercato a comprare qualche cosina, soprattutto i pomodori perché volevo fare appunto un sugo però fresco appunto, quindi adesso metterò in moto i bimbi e farà tutto quanto lui per fortuna. Eccoci qua, e mentre il bimbi appunto sta facendo il sughetto fresco di pomodoro, io adesso sto cercando di lavorare un pochino sul PC e sto rispondendo a alcuni messaggi di alcune mie amiche, sto vedendo il profilo di YouTube, di Facebook, insomma, ecco, sto cercando di fare un po' di cosine per il canale, per editare video, eccetera, eccetera. In un giorno con me non può mancare il corriere di Amazon, quindi mi è arrivato un nuovo pacchetto e vi farò l'unboxing però la prossima volta. L'articolo è molto interessante. Il sugo è pronto, adesso ripongo il mio bimbi. In molte mi state chiedendo di questo portabimbi che io utilizzo. L'ho preso su Amazon, vedo di trovarlo anche in Amazon Italia perché io compro su Amazon Spagna e quindi non so se c'è anche lì. Ed eccoci qua, ragazze. Come sapete, ho quattro chihuahua e vanno spazzolati. Dovrei spazzolare tutti quanti i giorni, ma sinceramente sono quattro e non ci riesco, quindi faccio un giorno uno, un giorno un altro, insomma. Faccio comunque una o due volte a settimana per tutti quanti, non di più. E adesso diciamo è stata l'ora di Lucifer, guardate quanto sottopelo che esce, con tutto e comunque viene spazzolato 2 volte a settimana, ecco, però purtroppo qua fa tantissimo caldo, è una tragedia, perché perdono veramente tantissimi peli. Ed ecco qua, questi sono una parte dei peli di Lucifer perché gli altri sono tutti volati. Poi adesso ho dato qualche giochino a loro per giocare perché già sto preparando un'altra lavatrice da fare per i loro giochi. Quindi adesso ne darò 3-4 e gli altri poi li sistemerò via in salone, sempre dentro la cesta. Comunque
mi fanno morire da ridere con questi giochi, quanto gli piace giocare. Ok ragazze, il video si conclude con la cenetta per i cagnolini. La ciotola a destra è quella di Lucifer che, siccome un ingordo e mangia velocemente, uso quella ciotola lì con gli ostacoli dentro. Questi sono dei tappini, questi che uso, diciamo, anche per le scatolette loro, che sono molto comodi. L'ho preso su Amazon, diverse misure, si lavano in lavastoviglie, comodissimi. Comunque ragazze, come vi dicevo, appunto il video termina appunto qui con la loro cena. Spero che vi abbia intrattenuto, spero che possiate apprezzare insomma il modo con cui ho fatto questo video, perché ho cercato di accorciarlo il più possibile perché le clip erano più di 1 ora e mezza di video completo, quindi ho dovuto cercare di racchiudere tutto quanto in 14 minuti, quindi ecco, spero che vi piaccia e ci sentiamo al prossimo video. Un bacio a tutti, ciao!